Grande attesa nell'ambiente rosso-blu per l'impiego di Beppe Signori dal primo minuto. Ecco il capitano del Milan per la foto di squadra. È pieno il settore riservato al Dall'Ara ai tifosi del Milan. Arbitra nella città in cui è nato Collina. Dopo 30 secondi punizione di Signori, sfiora Picchia, lasciato solo dalla difesa del Milan. Protesta Albertini per un calcio di punizione al secondo minuto. Di nuovo Signori, deviazione in barriera, palo, poi Fresi. Per quello che nel gergo del basket avrebbe definito tap-in, il sesto centro in questo campionato per Fresi, la sua esultanza. Rivediamo, palla cadrebbe fuori, ma c'è la correzione di Osemari, involontari in barriera, palo e poi Fresi, che mette dentro ancora un replay nel montaggio di Luca Gubinelli con l'amico camera dentro la porta del Milan. Poi contra, a cercare Simone, prova la deviazione di tacco e la manca Osemari. Lancio di nervo, Cruz mette giù, opposizione di Roque Junior, palla che arriva a Signori, sembra facile per il suo sinistro ma sbaglia incredibilmente il capitano del Bologna, si rende conto della gravità del suo errore. Ha già capito probabilmente Ancelotti che non è una giornata positiva per il suo Milan. Castellini viene a prendere palla sulla tre quarti Signori, è ottimo il movimento di Cruz che poi con freddezza evita Abbiati e mette dentro nella maniera più facile. Risulta Cruz, ha sbagliato il movimento del fuorigioco Calazzi schierato come esterno difensivo a sinistra, è partito in posizione regolare Cruz che poi fa tutto per bene, lo accompagna quasi in gol Signori. Quando Cruz ha segnato il Bologna non ha mai perso, già sotto di due gol il Milan al cross di Simone, prova Osemari, il riflesso da parte di Pagliuca per una barcarata che merita la riproposizione. Fallo in attacco fischiato da Collina per una presunta spinta di Osemari che dice all'arbitro è fischiato al contrario, sono stato trattenuto da Falcone. Simone, assente Shevchenko per infortunio, parata di Pagliuca, poi ancora Simone, tenta da fuori area, un po' di leggerezza da parte di Pagliuca che rimedia in due tempi e chiede scusa ai tifosi del Bologna per il brivido procurato. Dall'inizio della ripresa Ciamotte per Calazze e Javi Moreno per Albertini, un Milan un po' più sbilanciato, ma al nono ecco l'immagine del settore occupato dalla tifoseria del Milan, in molti se ne vanno. Roque Junior, H plus, corner di Signori, recupera la posizione Abbiati anticipando Olive. In campo anche il Mittal, posto di Brocchi, e standing ovation per Signori sostituito da Brioschi, capiterà lo stesso a Cruz nel finale. Eloquente immagine di Gagliani, contra, fa fuori due avversari, va a cercare un compagno sul secondo palo il Mitt, ancora Pagliuca, colpo di testa di Umit, Pagliuca attento, poi Umit uno degli ultimi ad arrendersi, entrato nella ripresa, mette fuori, quasi un allenatore in seconda, Signori rimasti in panchina dopo la sostituzione, Ramaccioni, sembra un'agonia per il Milan, dà un'occhiata all'orologio, corner, colpo di testa di Roque Junior, il 42esimo, non c'è più niente da fare per il Milan, fischia alla fine Collina. Ci sarà molto da riflettere, da lavorare per Ancelotti, esultano giustamente i giocatori del Bologna. Possiamo staccare con il...